massimo. Ho solo buttato giù alcune succinte considerazioni e per risparmiare tempo ho preparato adesso una scaletta di quelle che mi sembrano le più urgenti. Devo dire anzitutto che sono assolutamente d'accordo con quello che ho sentito ora da Onofrio. Rispecchia perfettamente il mio pensiero. Ma prima di spiegare perché lo rispecchia, vi porto il saluto dell'Associazione Radicale Libertà e Partecipazione di Genova e Savona, LEP, che da circa 2 anni tenta disperatamente di far pervenire al Comitato Nazionale dei Radicali Italiani. Poi vedremo quanto conta il Comitato Nazionale, ma questo è un altro discorso. Da 2 anni l'Associazione Radicale LEP, che è stata vittima, come ho già spiegato in un precedente, anzi in ben 2 precedenti congressi nazionali, di superchierie, di abusi di potere, di sfacciate violazioni dello statuto da parte del causidico Staderini e del suo sodale tesoriere a vita De Lucia, da che in Liguria si è prodotta una situazione devastante, perché i disperati, reiterati tentativi del tesoriere a vita di eliminare la LEP in quanto non omogenea alla sua strategia di assunzione di potere, ha indubbiamente creato dei danni. Come sapete, De Lucia passa il suo tempo, quando non controlla i conti, scrive libri che peraltro nessuno legge, poi li va a presentare qua e là, e quando poi pone l'occhio in qualche zona che secondo la sua strategia deve rispecchiare il suo pensiero, se questa o quella associazione non lo rispecchia, cerca di creare a tavolino qualcosa di alternativo. È quello che ha tentato di fare in Liguria senza riuscirci, è quello che mi dicono sta tentando di fare anche con l'Associazione Radicale di Reggio Emilia, che è attualmente capitanata da Riccardo Macchioni, e per non restare indietro invece il causidico ha tentato di eliminare l'ARA, che era a quell'epoca ottimamente condotta da Claudia Sterzi. Anche in quel caso non c'è riuscito, evidentemente non sempre le cose auspicate riescono. E sì, forse, cosa vuoi? Comunque, la relazione dell'avvocato Staderini con analizzato. Quanto tempo resta? Che ho analizzato con grande attenzione è vaga, inconcludente, onnicomprensiva, trivalente. Dice qualsiasi cosa, ogni tanto una captatio benevolenze.